ci sono una serie di problematiche che sulle quali dobbiamo intervenire. Di poco si è chiuso ieri il decreto flussi, che consente l'ingresso dei lavoratori stagionali. 44.000 sono destinati al mondo dell'agricoltura sugli 82.000 messi a disposizione, e ci sono state addirittura domande per 240.000 lavoratori. Quindi la preoccupazione della manodopera è molto avvertita tra gli imprenditori agricoli. Su questo, ecco, bisogna intervenire chiaramente a livello nazionale per far sì che prodotti di eccellenza non rimangano sulla pianta, visto che abbiamo ascoltato Iuzzolini con il vino, quindi, di Cirò. Ecco, noi abbiamo rischiato l'anno scorso che molta uva rimanesse, molti grappoli rimanessero attaccati alla vite, proprio perché non c'era la manodopera necessaria per poterla raccogliere. È un po' in tutti i settori, agrumicoltura, olivicoltura, e quindi su questo è importante che ci sia l'attenzione, proprio perché dovremmo pensare a delle misure che non aprano così come il decreto flussi una volta all'anno, ma che siano continue e che soprattutto possano ampliare quelli che sono i volumi di lavoratori stagionali che entrano nel nostro paese per aiutare le aziende agricole.